Siamo all'interno del piccolo museo della civiltà contadina. Siamo col professor Eugenio Maria Gallo. Non c'è bisogno di presentarlo. Il professor Gallo è uno di noi, però qui all'interno e qui nella tenuta Bocchineri è
un'eccellenza. La tenuta è un'eccellenza. cosa mi dici di questa giornata? Parliamo della giornata in sé, è particolare. È una giornata importantissima, tenuta a porte aperte alla valenza di far conoscere a tutti non solo la bellezza della tenuta, la bellezza della casetta sull'albero, ma anche quella che è la nostra storia. Noi veniamo dalla terra, la nostra civiltà è civiltà terragna, e in questo museo piccolo, angusto, tant'è che qualche pezzo è anche nascosto, però racchiudiamo effettivamente quella che è stata la nostra storia, la nostra vita fino alla fine degli anni 50 e anche un pochino dopo, quando ancora la terra aveva la sua importanza, quando i prodotti erano tutti a chilometro zero. Oggi si ritorna a parlare di prodotti a chilometro zero, e i prodotti venivano da gli attrezzi che in buona parte si trovano in questo piccolo locale. L'olio, per esempio, no? Come veniva fatto? Oggi ci sono le macchine, la spremitura è più veloce e più rapida, ma secondo me il tasso di acidità cresce. Una volta si faceva con quei filtri, in dialetto chiamati fiscoli, noi ne abbiamo tre, in realtà se ne usava parecchi per costruire una colonna sulla vasca dove doveva avvenire la colatura dell'olio. Le tasche venivano riempite con le olive, si faceva sta piramide, si metteva un peso sopra e si schiacciava. Praticamente era un'operazione faticosa, lunga, però l'oliva veniva spremuta al punto giusto, non veniva, diciamo, come succede oggi, anche in parte frantumata con l'intero nocciolo, eccetera. Veniva fatta era la classica spremitura a freddo allora. Esatto. Adesso la esaltano, la spremitura a freddo, ma allora era... E si faceva così ed era eccezionale. La nostra produzione, la nostra storia, questa candinetta che è qua, è fondamentale. Cosa era chiusa? Era una porta di pollaio, si arguisce dal foro che giù, il pollaio era giù, è stata restaurata, abbiamo creato qui una candinetta, qui c'è la storia del nostro vino, sono soltanto bottiglie di vino Savuto. Addirittura quello che è qui, Savuto Britto, è del 1970, c'ha 53 anni il vino che è qua dentro. Le case più antiche sono quelle come il Succo di Pietra, però il vino è recente, non è come questa bottiglia. E ci sono anche le aziende che ancora operano, no? C'è Colacino, c'è Pironti, Antiche Vigne, che sono ancora aziende che producono esclusivamente vino che proviene dai vigneti sul Savuto. Anche questa è una chicca, insomma, no? Pensate un po', i vini più famosi della Calabria erano, vabbè, quello di Ciro che è, diciamo, è il massimo, ma il Savuto non è di meno. Ed erano così importanti, il Ciro veniva dato nell'antica Grecia ai giochi delle Olimpiadi, ai vincitori delle gare. Oggi si dà la bottiglia di spumante, di champagne. Allora si dava la bottiglia di vino Ciro. Sono aspetti della nostra vita, della nostra storia, che vanno conservati. È un museo piccolo, per quanto possa essere, della civiltà contadina, in merito alla sua importanza. Prof, una domanda al di fuori del museo.
Lei di solito viene quando qualche turista viene a visitare la tenuta e qua fa vedere, parla di questo museo, parla della tenuta in genere. Una domanda particolare che le fanno, quale potrebbe essere? Ma per lo più restano un po' incantati per alcuni attrezzi, per esempio un cammello in ferro, no? Ma anche il legno. Per i turisti è una cosa nuova, non conoscono tutti quella che era la tradizione del maiale, o cammello, che in italiano si chiama appendicarcasse. Appendicarcasse di maiale, cioè. È un termine che richiama nel dialetto l'origine stesso dello strumento, dell'aggeggio, perché il cammello viene dal greco gamelion, che significa periodo di tempo fra metà gennaio e metà febbraio, il periodo tipico della macellazione dei maiali. Quindi è un oggetto che li colpisce, ma li colpisce anche quell'oggetto piccolo lassù. Oggi il caffè è già pronto, uno lo compra, se c'ha la macchinetta dietro si fa già la sua tazzina. Un tempo bisognava tostarlo a casa, i chicchi arrivavano ancora verdi, e quindi il tostacaffè crea in molti della curiosità. Il paiolo crea pure un po' di curiosità, però tutti pensano che fosse esclusivamente adibito alle frittole, per fare le frittole. E allora restano un po' stupiti quando io gli dico che serviva per fare il sapone in casa, serviva per fare il bucato in casa, serviva per fare la passata di pomodoro, serviva per fare la frutta sciroppata, ed era poi al sabato era anche vasca da bagno. Sono cose che nel mondo di gran parte dei nostri visitatori, anche quelli di una certa età, sono ignote o sono scomparse per gli anziani, per quelli meno anziani proprio completamente ignote, così il basto dell'asino e tutto il resto e tante altre cose. Lì poi c'è un pezzo realmente di grande valore, un aratro in legno. L'aratro in legno in Calabria è stato usato fino al 1850. Diciamo che quell'aratro in legno, che si chiama aratro a chiodo perché la punta è a chiodo, c'ha quasi due secoli, quindi è un pezzo di grande quindi valore. Venire qua veramente si vive la storia. Sì, io per esempio quando parlo di quello zoccolo che è in fondo e che riguardava la pulitura delle castagne essiccate e castagne pilate, e colgo l'occasione per ricordare che viviamo fra i castagni. Il nostro territorio è ricco di castagneti, la castagna era un frutto pregiato. E ricordo loro una tappa del Giro d'Italia che un giornalista negli anni 50, tappa Catanzaro Cosenza, intitolò La tappa fra i castagni. Cioè si unisce un po' lembo per lembo tutto ciò che ha riguardato la storia del nostro territorio, addirittura anche quella sportiva. Grazie mille, e noi andiamo a visitare gli altri sponsor qui alla tenuta Bocchineri.